Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono ben contento di avervi sempre qui a seguire ogni giorno a mezzogiorno e mezzo questa nostra striscia quotidiana in cui insomma raccontiamo un po' i protagonisti, gli eventi, le manifestazioni che avvengono a Milano. Oggi una gradita ospite ritorna a trovarci, qui quando viene lei si parla di cose belle e interessanti, belle, non solo perché lei è una bellissima ragazza, ma perché lei ci porta tantissima arte qui a Milano All News. Sto parlando della bravissima Eva Amos. Buongiorno Eva. Ciao Fabio, buongiorno. Ti ringrazio molto delle belle parole, sono stupita proprio. Stupita, ho sempre avuto belle parole per te, Eva, non devi essere stupita. Come dicevo appunto, ci porti tanta bellezza perché ci porti sempre tanta arte. Esattamente. Oltre alla tua presenza, appunto. Sì. Ci porti sempre tanta arte. E siamo qui a presentare appunto un prossimo evento a, a pochissimi giorni, il 12 giusto di ottobre? 12 ottobre, questo giovedì. Il 12 ottobre, dove insomma hai fatto una nuova avventura, inizierai, ma poi ce lo racconterai tu. Sei anche reduce. Ci vediamo insieme, anzi Fabio. Sei anche reduce. Siamo coinvolti anche di Milano News, effettivamente. Sei anche reduce però da una bellissima esperienza fatta alla Fashion Library di Milano. Sì. In cui hai cercato di unire proprio in concomitanza con la settimana della moda, la moda e l'arte. Esattamente. Prima di andare però a parlarci dei nostri dei due avvenimenti che appunto ci racconterai, vediamo di fianco a te invece una ospite. Ce la presenti? Chi è? Come mai hai portato con te? Allora, vi presento l'artista che si chiama Irina Sokolova. Buongiorno Irina. Che partecipa alla mostra di cui parliamo un po' più avanti. E lei ci racconta un po' della sua opera che espone alla mostra. Ok. Irina, anch'essa russa, giusto, di San Pietroburgo, esatto. Mi dicevi. San Pietroburgo, città che tu Eva conosci benissimo, sì, hai vissuto per anni. 5 anni. Ricordiamo che invece però Eva è di Samara, ricordiamo lei. Samara. Si ci tiene a sottolinearlo. Ogni volta però è sempre bello vedere come appunto riesce a trovare artisti da tutte le parti del mondo. Non solo di Samara. Infatti non solo di Samara. Nessuno di Samara. Di Samara non hai mai trovato ancora un artista, se proprio se. Anche perché insomma effettivamente poi quando si parla di Russia stiamo parlando di mezzo mondo quasi, perché insomma non è un piccolo paesino dove dire siamo tutti russi, insomma è veramente un continente intero. Siamo un po' tutti russi. Siete un po' tutti russi, perfetto. Allora, torniamo un attimo indietro. Qualche settimana fa Fashion Library di Milano durante la Fashion Week, anzi il giorno prima che iniziasse la Fashion Week, che cosa ti sei inventata? Allora, non qualche settimana fa, ma quasi un mese fa. Ah, già passato un mese. È stato il 12 settembre, se lo ricordi bene. Già passato un mese. E tra l'altro questo evento avete sponsorizzato in certo modo anche voi, perché avete fatto il video e tutto, e è stata veramente una bella esperienza. Per chi non sa che abbiamo fatto una sfilata di moda insieme con Vernissage dei Quadri che si chiamava Premiere. Abbiamo fatto questo evento durante Settimana della Moda a Milano, presso un posto meraviglioso e bellissimo e legato tantissimo con la moda, la biblioteca di moda più grande in Europa. E siamo ben contenti che abbiamo avuto quasi 150 ospiti che sono venuti all'evento. Tantissimi artisti anche c'erano poi. Sì, ma non tantissimi, ma comunque anche i stilisti. Infatti. Cioè, se facciamo la cifra tra artisti che hanno partecipato e tra i fashion designer, arriviamo a 12 persone. Infatti io non mettevo anche gli stilisti dentro gli artisti, perché devo dire che certi abiti erano veramente delle opere d'arte. Sì, è vero, vero, vero. Come ti era venuta in mente questa idea di unire le due, mi viene a dire, di unire le due anime di Milano, no? La moda da una parte e comunque l'arte. Milano ormai che viene riconosciuta universalmente come una città d'arte, finalmente è stata sdoganata, non c'è solo Roma, non c'è solo Firenze, c'è anche Milano. Sì, sai cosa Fabio? Io stavo pensando sempre che qua a Milano l'arte e la moda stanno proprio sulla superficie dell'acqua, è evidente proprio, è strano che
non è stato ancora riunito, queste due cose non sono state ancora riunite, insomma. Uh-huh. E poi una cosa bella, che abbiamo fatto questo evento presso Milano Fashion Library, cioè un posto più fashion di Milano, non hanno mai fatto la sfilata. Ah, tu ricordiamo, una, se non mi ricordo male, la libreria di fashion, cioè di moda più grande d'Europa. Esatto, giusto? Esatto, perché hanno la collezione delle riviste di moda più grande in Europa, che giustamente si trova a Milano. A Milano, come dire, non a Parigi o a Londra, Milano. No. Cioè, già. Irina, tu appunto sei di San Pietroburgo, sì. Vivi in Svizzera, mi dicevi, esatto, sì. Però abiti Milano, in un certo senso, o meglio, abiti in Svizzera ma vivi Milano in un certo senso, sì. No? Abitavo a Milano per 3 anni, ah, ecco. Poi ci siamo trasferiti sul lago di Como, dopodiché in Svizzera, sul lago di Lugano. Pian piano, più al nord. Pian piano, ti allontani sempre da Milano, ma non riesci ad andartene via da Milano, però poi. No, però è Milano, impossibile, Milano ha il suo fascino, una città piena di eventi, piena di... appunto di arte, del design, sono interior designer, perciò anche del design di interni, ovviamente pieno di e più città di moda di tutta l'Italia. Assolutamente interessante vedere come appunto questo connubio tra arte e moda e design, nel caso appunto anche di Irina, che appunto è una interior design, venga visto magari non dai milanesi ma da chi a Milano c'è finito per lavoro, per studio, per vivere, no? È interessante questo. Ecco, tu Irina, tu sei un interior designer. Esatto, sì, di professione sì, sono laureata in interior design, in environmental design, che sarebbe interni in più un po' di landscape, un po' di anche ambiente. Okay, ah, bello. Sì, sì, l'architettura del panorama, che... diciamo. Sì, di interni e anche infatti in design del panorama. Sì. E però tu non sei qui in qualità, diciamo, di interior designer, perché non sei venuta a rifarci lo studio o cosa oggi, anche se ne avremmo bisogno sicuramente, ma in quanto artista, in quanto sì. pittrice, come hai fatto? Come sei passata, diciamo, un po' dall'altra parte della staccionata, no? da professione molto in realtà pragmatica, all'interno designer comunque fantastica, ma fantastica su cose concrete, ha invece l'artista che ovviamente è il massimo dell'astratto, della libertà, del non, sì. senza barriere, senza nessun... Come mai sei finito dall'altra parte? Mi piaceva molto il ritmo di Milano, però sono arrivata al momento che quando ho voluto volevo andare un po' più piano, mi sono trasferita appunto sul lago di Como, dove ho iniziato a dipingere i laghi, le barche, proprio tranquillità dei laghi, delle barche, però continuo a dipingere anche i ritratti nel modo astratto, che è comunque un'altra tecnica, ho due tecniche. Ok. E faccio anche, adesso in questo momento faccio anche, organizzo anche plein air sui laghi, appunto sul lago di Lugano, sì. lago di Como, e l'interior design mi occupava più tempo, nel senso che ero più, dipendevo tanto dalle altre persone, nel senso che dei lavoratori, dei falegnami, e dovevo fare molte cose, tante cose andavano sempre fuori deadline, perciò era sempre molto stressante, e volevo invece avere un momento di pace, e mi sono adesso ritirata in questo momento nell'arte, che comunque è una cosa molto pacifica, molto dinamica, ma anche molto ricreativa, e comunque sì. puoi fare tante cose in libertà. Le cose belle, che puoi sì. creare belle cose al mondo senza essere legata all'oggetto, perché puoi sì. fare qualsiasi cosa sì. e esprimerti in sì. vari modi. Mm-hmm. Praticamente il lago, cioè il paesaggio ti ha ispirato, ti ha spinto sì. di fare le cose più libere, insomma. Sì, più tranquille, più rilassate. Molto bello che ho detto, mi sono ritirata nell'arte. Sì, nel senso un po' che di pace. Di pace. Sì, esatto. Cioè, sicuramente, però appunto, nonostante questa tua voglia di pace, alla fine poi a Milano si ritorna assolutamente, sempre. Assolutamente, sì, sempre, perché comunque Milano attira, una città fantastica. Eva, quando però Irina ritorna a Milano, in che occasione? Allora, Irina ritorna a Milano insieme con altri 15 artisti. 15, sì, abbiamo superato la cifra, mi dispiace. No, siamo ben contenti. E per l'occasione della mostra che si chiama Icons presso lo spazio... Art Space. Che si chiama Ars. Art Spazio Ars, che sarebbe Ars. In latino... Arte. Bravissimo. Ho imparato la lezione. Dove presentiamo la mostra Icons e anche lo spazio, insomma, dove poi suonerà il chitarrista fantastico Giuseppe Chiaramonte. Quindi sarà la serata
tutta d'arte. Una serata anche per dare finalmente una casa a Ars, che ha trovato casa anche lei a Milano. Ars, ricordiamo, l'associazione grazie culturale. Grazie a Fabio Ranfi. Vabbè, grazie a Parini Co-Working, io lo faccio solo da tramite. Perché, no aspetta, spiego io, posso? Ah ok, va bene, vai. Perché grandissimo Fabio Ranfi ci ha ospitato in Parini Co-Working e adesso stiamo praticamente in struttura in collaborazione con questa bellissima associazione. Okay. E vi invito tutti all'inaugurazione della mostra ore 18:30 18:30 sì, giovedì 12 ottobre esattamente, via privata Bisconti Bernabò 13. No, ho imparato tutto. Comunque basta cercare la pagina di Evamos, trovate sicuramente tutte le indicazioni, o comunque Parini Co-Working, ma comunque anche su Milano News daremo tutte le indicazioni per venire a trovarci la sera pomeriggio dalle 18:30 in poi di giovedì, dove insomma finalmente si vedrà questa nuova avventura di Evamos, sì, e dell'associazione Ars, che trova appunto una casa. Quindi non dovete assolutamente mancare, ragazzi, mi raccomando. Vi dà il benvenuto nel suo nuovo spazio con 15 artisti. Con 15 più Evamos. Ah, 15 più Evamos, appunto, che non è. No, sono 16. Oltre. E appunto volevo fare un elenco degli artisti. Adesso ci arriviamo. Sul tema delle icone. Sì. Sì. Non stiamo parlando di icone russe, quelle di cui tutti siamo abituati a parlare. No, assolutamente ad no. Ad esempio, si può così chiedere a Irina che icona ci porterà? Sì, arrivo. Arriviamo, visto che icona si collega tantissimo con il termine russo, okay, io voglio citare un filosofo, sì, un sociologo russo, insomma, che si chiama Eugenij Trubetskoj. E l'icona non è un ritratto, ma un prototipo della futura umanità trasfigurata, un'immagine del presente che agisce nel divenire. Perciò noi non parliamo delle icone, quelle russe, quelle icone antiche, ma parliamo delle icone di contemporaneità. Okay. Perciò Irina espone un quadro dell'icona del nostro secolo, che sarebbe Steve Jobs. E adesso ci racconta un po' della sua opera. Come ti è venuta questa idea, Irina? Pensavo tanto che si poteva fare tanti personaggi famosi come icona della moda, dello stile, e tante icone, insomma, di contemporaneamente, sì, di oggi, però mi sembrava il personaggio che ha cambiato completamente il mondo dell'IT, mi sembrava che è più rilevante in questo periodo, che è stato Steve Jobs, appunto, che ha cambiato completamente il modo nostro di anche banalmente vivere la quotidianità, banalmente. Prima avevamo tantissimi diversi, sì, gadget, okay, nella borsa, come macchina fotografica, come non so, un player all'epoca, insomma, cose. Sì, sì. Sì. Parlavamo prima della radio antica, che prima la radio era un mobile. Sì. La stessa cosa, il primo computer occupava prima una stanza. Insomma, e lui invece adesso abbiamo infatti. Ci basta questo per fare tutto, per la musica, per le foto. Lui ha cambiato completamente il nostro stile di vita, che noi non ci accorgiamo, ma completamente siamo adesso forse un po' schiavi della tecnologia, ma anche nel modo migliore, perché possiamo fare tutto più veloce, possiamo fare tutto più efficace e siamo molto più produttivi grazie anche al piccolo gadget che abbiamo in borsa. Perciò mi sembrava icona del nostro tempo. Esatto. Diciamo, icona del nostro tempo in quanto proprio modificatore, che diciamo, mm-hmm, del nostro tempo. Sì. Ha modificato il nostro stile di vita. Mm-hmm. Poi vedremo se è meglio o peggio, quello lo lasceremo alla storia decidere, mm-hmm, se sì, sarà meglio o sarà peggio. Ma insomma, ha comunque modificato il mondo. Completamente, sì. E quindi, insomma, saranno tutte icone del genere quelle comunque che troveremo. Più o meno così. Ok. Sì, più o meno così, sì. E in maggior parte abbiamo dei ritratti perché le icone. Beh, ma infatti è interessante vedere come forse effettivamente usare il termine ritratto non è più giusto, non è più adatto per certi tipi di personaggi. Sì. Cioè, forse anche in un mondo in cui siamo pieni di icone, anche se pensiamo sui nostri cellulari, ci sono le icone, anche sì, quelle che si chiamano icon, no? Come ormai tutto ha un simbolismo, cioè, forse quello appunto è non è simbolo. Più un ritratto, ma è un simbolo e quindi appunto un'icona. Un'icona.
15 artisti, dicevamo, sentiamo allora chi sono questi 15 artisti, Eva, allora, se ce li puoi raccontare, certo, se ci puoi dire cosa magari porteranno, cosa almeno alcuni artisti hanno qualcosa. Già, sì, alcuni artisti hanno già contribuito, cioè la sua parte nell'art space, quindi conosciamo alcuni artisti, tra cui appunto Alexey Gnishev, che ha partecipato a Premiere, dove è stato esposto come artista nel vernissage dei quadri, che è un artista ucraino e abita in Germania. Poi abbiamo come sempre, come al solito, il nostro Alex Sverzut, che partecipa a tutte le mostre, e lo saluto. Ciao Alex, è un artista. Gli daremo una testa, tipo fidati della Salunga a un certo punto. Sfidati, gli faremo. sì. Un artista brasiliano che abita in Liguria, a Savona esattamente. Poi abbiamo alcune artiste nuove, insomma Esther Campese e Francesca Falli. Abbiamo tre fotografi questa volta. E non sono dipinte. Sì, alcuni sono trasformati in... Comunque è una cosa molto particolare e interessante. Allora, Mara Clemente, non so se ti ho già raccontato di questa fotografa che si è trasvestita in vari personaggi. Ricordaci, interessante, vediamo anche fantasma, magari proprio vediamo. Sì, vediamo foto dopo anche le foto, sì. Allora, lei ha fatto un progetto dove praticamente ha scelto dei personaggi famosissimi che sono le donne, e lei è stato come protagonista di tutti questi personaggi. Quindi sono Mina, Audrey Hepburn, Marlene Dietrich. Quindi è se stessa, appunto, che prende le sembianze di queste, sì, icone, si fa un, quello che una volta viene chiamato autoscatto, diciamo un selfie d'autore adesso, potremmo, sì, chiamarlo. Ma è un progetto veramente molto bello, perché cioè è un gran bel lavoro, insomma. E c'è somiglianza pazzesca tra Mina e lei, dove lei, cioè è lei e Mina, cioè è uguale. Però è sempre lei, è sempre lei, Apple, è sempre lei. Quindi cioè, che uno dice Mina e Audrey Hepburn, tanto sì, e invece lei riesce a prendere le sembianze, sì, di entrambe, sì, 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 e autoscattarsi, certo, e certo, quindi fare questo cambiamento. Lei con le sue opere entra molto bene nel concetto della mostra. Molto. Allora, altri fotografi che abbiamo sono Abraham Caprani, che anche lui espone un'opera molto interessante, che sarebbe un Pinocchio, che anche questa è un'icona dell'epoca. E, quindi venite a vedere tutte le opere. Non vi voglio raccontare adesso tutto. Sì, tutto. No, qualcuno la stiamo vedendo, però sì, quindi insomma. Sì. Qualcosa facciamo vedere, qualcosa ovviamente diciamo venite qua a vederle dal vivo, anche perché sarà tutto. Sì, bravissimo, esattamente. Completamente diverso rispetto a vederlo attraverso uno, sì, schermo. Sì, allora, altra fotografa che abbiamo è la fotografa. Poi ci sarà anche la musica, dicevamo, no? Sì, anche, quindi, Giuseppe Chiaramonte, sì. Allora, altra fotografa, dicevo, si chiama Tania Volobuiva, che anche lei è russa. Espone le icone, appunto. Poi abbiamo Andrea Sciola, che ha già partecipato, e tra l'altro amico di chitarrista, che presenta l'installazione della che corrisponde al tema, insomma. Sì. Dopo abbiamo Milena De Martino, un'artista astratta. Allora, molto interessante questa idea dell'astrattismo riferito però alle icone, che in realtà poi, sì, portano a una cosa molto reale, sì, e molto appunto iconica. Molto interessante questo binomio. Sì. Allora, ci sono altri? No, aspetta, sì, Irina Sokolova, e Alissa Pickens, Antonella Di Renzo, Rosa Di Stefano, Yuri Kuznets e Olga Klobistova. Se mi sbagli tu gli accenti sui cognomi russi, Eva, come ma sono? Lo sai, Fabio, come ormai sono fatta diventando... io? Purtroppo sono diventata mezzo italiana. Ormai, anzi, no, sei un quarto russa e il resto è tutto italiano. Un accento del sud è bellissimo, infatti, cioè, è un misto. E quello lo sappiamo perché c'è delle frequentazioni in quello, soprattutto di critici d'arte che provengono da Salerno. Che provengono da Salerno, quella zona lì. Salutiamo, insomma, Luca Cantore d'Amore, che purtroppo che sarà presente oggi. Assolutamente sì. Infatti, salutiamo Luca Cantore d'Amore. Ciao, Luca. Se vi chiedete come mai non è qui ospite oggi, guardate chi c'è ospite e datevi una risposta da soli, insomma, meglio che Luca Antonio, ovviamente.
No, no, dal punto di vista di un maschio, ovvio, cioè. No, no, dal punto di vista anche artistico, insomma, una grande artista abbiamo qua. No, no, scherzo, ovviamente Luca è un si amico, offende, Luca è un amico, un caro amico, e lo vedremo sicuramente giovedì sera, dove ci racconterà tantissime cose, dove, o giovedì sera cercherò di mettere dove in difficoltà. Dove ci spiegherà del concetto della mostra e... Cercherò di mettere in difficoltà chiedendo di non citare Sorrentino e De Crescenzo. Ma anche De Crescenzo. Infatti cercherò, come al solito, di metterlo in difficoltà, ma so che non ce la farò, alla fine lui riuscirà a citarmi Sorrentino e De Crescenzo anche parlando di icone. Beh, non si può non citare Sorrentino parlando di icone, effettivamente. Appunto, ai film che ha fatto e al film in lavorazione che ha in sì, questo momento. Appunto, quindi. Ma non può non citare Sorrentino, perché Evamo si espone la stampa di The Young Pop, che tra l'altro famoso. È stato venduto, mi dispiace ragazzi, quindi ci sono delle stampe. Però appunto, diciamo una cosa, che magari è brutto di solo, ma gli artisti lo sappiamo, fanno i quadri per venderli, e per fortuna a volte già fanno anche a venderli, meno male, perché sennò non potrebbero vivere. Il bello è che insomma la tecnologia ci viene incontro, e se un quadro viene venduto, diciamo che una riproduzione invece la si può avere magari in casa. Certo. E qualcosa poi giovedì sera, venite anche per scoprire questa cosa qua. C'è una bellissima collaborazione. C'è qualcosa che si sta muovendo proprio nel campo della riproduzione d'arte, originale però. Sì. Quindi artisti veri, originali, non stiamo parlando della stampa della Mona Lisa o della stampa dell'altissima qualità. Stampe di quadri reali, moderni, fatti da artisti contemporanei, che potrebbero entrare nelle vostre case con un prezzo più basso, in una maniera molto interessante anche per l'artista. Sì. Se siamo riusciti a invogliarvi o a incuriosirvi, beh, venite giovedì sera, che qualcuno vi racconterà meglio di cosa stiamo parlando. Tra l'altro, una stampa è già stata consegnata al professor Sgarbi, e lui è rimasto molto contento. Ah. Quindi la prima copia è già stata consegnata. Diciamo che non l'aveva ancora fatto Eva, di fare una mostra sulle icone, ma lei da un po' che ci lavorava, diciamoci, perché insomma Sgarbi, The Young Pope, Sorrentino con Gambardella, quel bellissimo quadro a doppia visualizzazione, diciamo, dove un pezzo sta dritto e un pezzo sta in giù, perché dalla mente di Sorrentino esce Gambardella di come personaggio la grande bellezza, insomma. Sì. Diciamo che le icone tu le avevi già toccate. Eh sì, perché sono ritrattista, quindi non posso non citare, tra virgolette, i personaggi famosi, insomma. So che stai lavorando anche a una Mona Lisa, so comunque, vero? Eh sì. Che è ancora in lavorazione? È difficile, quello, so che è un lavoro difficile, ma insomma, è un Leonardo da Vinci, non è? È difficile riuscire a emulare il maestro. No, però insomma, ricordiamo allora bene l'appuntamento di giovedì sera, ore 18.30. 18.30. Parini Coworking, spazio Ars. L'inaugurazione Icons. Dello spazio e contemporanea la mostra, l'apertura della mostra Icons, con 15 artisti, più Evamos, più 16. Un chitarrista, più allora Luca 17. Cantore, allora sono 17 artisti più Luca Cantore, verrebbe da dire. Fabio Rampi, sì, io sono di passaggio, sono no, di passaggio, Fabio, sei protagonista, sono di passaggio, taglio il nastro, va bene. E ci sarà il buffet, ci sarà anche il buffet, allora non sarò di le passaggio. Conoscenze molto interessanti. Se voi non venite all'evento, perdete tutto del mondo, ragazzi. Ecco, soprattutto una cosa interessante degli eventi di Evamos è quella parte che viene chiamata networking adesso. Davvero potete tranquillamente avvicinare artisti, critici, gente che lavora in questo mondo, e scambiare le due parole tranquillamente con un calice di prosecco in mano, senza... Con l'insalata russa. Con l'insalata russa, cioè, ah, l'insalata russa, no, giovedì, questa no. Una premiere anche questa, e farlo senza problemi, davvero non è quel mondo dell'arte che vi guarda con la punta sotto il naso e vi tiene distanti, non è quel mondo dell'arte difficile da capire, lo vedrete anche dallo spazio, è uno spazio davvero di recupero urbano, un vecchio magazzino di una tormiteria, cioè c'erano torni, pezzi di ferro, dove lì c'erano torni e pezzi di ferro, adesso c'è arte e bellezza, quindi è un posto davvero davvero interessante, e che con la bravura di Evamos è diventato con i migliori con le migliori tradizioni milanesi. Sì, sì, infatti, del riuso, del recupero di spazi urbani, le vecchie officine Parini diventano poi spazio anche d'arte. Irina,
Cosa hai in mente adesso dopo Icons? Hai qualche qualcosa che vuole in pentola? Perché lei è molto attiva tra l'altro. Infatti, per quanto so che... Ho appena partecipato alla mostra a Torino, alla Palazzina Caccia di Stupinigi. La mostra era stata aperta il 5 di ottobre e durerà fino al 9 di ottobre. E sono appena tornata da Torino praticamente, dove ho partecipato con il mio acquarello, però questa volta con acquarello del lago, perciò stile completamente diverso di... quello che presenterò qua. Ecco, l'icona è fatta in acquarello oppure invece sono un'altra tecnica? Proprio un'altra tecnica. Acrilico su tela. Perché io uso due tecniche. Proprio due tecniche completamente diverse. Acquarello, paesaggi di acquarello in plein air, soprattutto in un'area aperta, e acrilico a ritratti mezza astratti in acrilico su tela praticamente, che è stile completamente... uso due, lavoro in due stili diversi. Eva, tu hai già in mente qualcosa che succederà dopo giovedì? Oppure ti prendi un momento di vacanza, di pausa? Che sappiamo che Vamos non va mai in vacanza, però. No, mai. E so già che facciamo verso fine novembre un'altra mostra. Ah, ok. Quindi, insomma... Sì. Già sappiamo che Vamos e lo spazio... Non dorme. AS, Associazione Culturale AS, insomma, stanno facendo tante cose, bolle in pentola... Tra l'altro mi hanno già chiesto parecchie persone di fare una personale presso lo spazio nuovo. Hai visto? Quindi insomma, speriamo che c'è lo fila, spazio ragazzi. AS diventi un luogo davvero, un nuovo luogo dove gli artisti milanesi, e non solo, come vediamo, tra pensi, 15 artisti non ce n'è uno di Milano, credo. 15 artisti non ce n'è uno di Milano. No, ci sono. Tutti, sono anche, c'è qualche milanese? Milanese no. Infatti non c'è neanche uno di Milano, tutti, ma che insomma sei è unico, bello, sei ma che unico. Bello, non sono un artista, va bene. Ma che insomma è proprio questo il bello, Milano, calamita, chiamatela come volete, setaccio, chiamatela insomma che tutti vengono qui e poi si vede davvero poi chi fa cose belle e in questo caso appunto ne uscirà il meglio, giovedì sera, Icons. Parini Coworking, Spazio Ars, avremo davvero tantissima arte da vedere, da ascoltare, sì. da toccare in un certo senso, poi capirete anche sì, lì. Ma perché... con calma, Sì, sì, no, quelle esposti no, ma ci sarà anche modo di toccare. Sì, ci saranno anche perché le bambole, Ci saranno anche le bambole. Però non si tocca, meglio non toccare, no. Ma no, però ci saranno appunto cose varie. Eva, direi che abbiamo raccontato tutto, abbiamo detto tutto, non ci manca appunto, non ci resta che quindi dare l'appuntamento a giovedì sera, giusto? Eh sì, non vedo nessun motivo di non venire. Perfetto. Mi ripeto, cari amici, precisi alle 19. Ricordiamo sempre comunque che c'è la tua pagina Facebook, quindi si possono cercare lì le indicazioni, Artspace, il profilo Instagram anche molto attivo, su cui potete vedere anche tantissime opere fatte da Eva. Invece Irina, le tue coordinate per poterti trovare, per vedere le tue opere, per poterti contattare? Io ho Instagram molto attivo come social network, Sokirra trattino sotto art, Sokirra trattino sotto con doppia R. Su Instagram trovate tutte le nuove opere, proprio quelle che sto facendo subito, faccio un video di qualche dettaglio, bello. Perciò là è proprio trovato. Se invece volete vedere l'icona fatta da Irina, lo Steve Jobs, che dovete per forza venire qua invece, perché ancora sarà un'anteprima. Sì, certo, non si vede ancora, è esclusiva, per non è ancora, ancora che sta finendo le ultime cose, quindi insomma sarà prontissima per giovedì e potete vederlo in anteprima e in esclusiva qui a Icons con Eva Amos. Eva, grazie mille davvero di essere stata qui grazie a te, con Fabio. Noi, ci vediamo allora giovedì. Ci vediamo giovedì, vi aspetto. Perfetto. Irina, grazie mille. Grazie. Buon rientro in Svizzera e poi ci vediamo comunque giovedì anche con te qui alla mostra, qui alla inaugurazione di Icons. Grazie davvero. Grazie. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre è a domani, ore 12:30 con Good Morning Milano e oggi pomeriggio alle 18 con l'informazione di Milano News. Grazie mille, arrivederci e a presto.